Ciao a tutti, benvenuti, nuovo video YouTube. Andiamo finalmente a svelare l'auto di cui ho parlato in un precedente video. Sono andato sino a Lisbona a vederla e ad acquistarla, quindi non è un'auto qualunque, non si trova ovunque, è un'auto in edizione limitata. Ho fatto un contest dove ho deciso di regalare 100 euro a prima persona che indovinasse di che modello si trattava, perché è un'auto segreta sino a questo momento. Una persona ha indovinato, andiamo a svelare di che auto si tratta. Prima di iniziare però vi ricordo che c'è un regalo per voi qua in descrizione, ovvero la possibilità di leggere un ebook gratuito che abbiamo realizzato per aiutarvi ad entrare nel mondo degli affitti brevi ad investimento zero senza competenze. Quindi qua in descrizione trovate l'ebook, mi raccomando scaricatelo e leggetevelo e continuiamo con il video. Ebbene amici, eccoci qua con il nuovo mezzo, un mezzo speciale che molti di voi sono sicuro non conosceranno e vi spiegherò meglio di cosa si tratta, quanto l'ho pagata, perché è così speciale, perché l'ho acquistata, insomma il perché ho deciso di fare questo investimento importante. Partiamo da un presupposto: questa è un'auto, come dicevo prima, speciale. Infatti chi ha visto il vlog precedente avrà notato che sono andato ad acquistarla in un concessionario di supercar dove vendono Ferrari, Aston Martin, Porsche, auto di lusso, molto costose. Infatti questa sì, è una Smart, ma non è una semplice Smart. Innanzitutto è una Smart Crossblade, un'edizione limitata che è stata prodotta nell'anno 2003, quindi pensate che ha ben 21 anni. Smart Crossblade che è stata prodotta in soli 2000 pezzi. Questa in particolar modo è la 1160 di 2000. È un'auto che si basa sulla serie 1 della Smart, quindi in parte ha un telaio che è riconducibile a tutte le Smart normalissime di prima serie che vedete in giro, ma come notate non ha parabrezza, non ha neanche il tettuccio, quindi non è un'auto cabrio, è letteralmente un'auto presa e tagliata a metà. La Ferrari 296 che ho ordinato in versione GTS, quindi cabrio, purtroppo sta ritardando, non arriverà in vista dell'estate e io volevo un'auto cabrio per l'estate, sempre una due posti, e quindi ho optato per questa Smart. Alla fine del video vi dico anche quanto l'ho pagata. Quindi primissima peculiarità di quest'auto sono le portiere, praticamente inesistenti. Abbiamo semplicemente questo blocco, questa riga, questa linea orizzontale che, sfruttando una manopola molto elementare, permette poi di sollevare l'auto. Manopola che una volta azionata permette di sollevare quella che possiamo chiamare portiera. Primo svantaggio però è che in realtà la manopola è molto vicina a questo joystick che comanda lo specchietto laterale. Tantissime persone, cercando la manopola per aprire l'auto, spesso mi spostano lo specchietto, quindi diciamo che dal punto di vista ingegneristico non è stata proprio una genialata, però è molto simpatica perché poi permette insomma di entrare molto facilmente. E la seconda cosa che notiamo appena ci sediamo sull'auto è che il rivestimento non è un classico rivestimento né Smart né da auto normale, perché non abbiamo né la pelle che magari caratterizza i modelli più pregiati di Smart o comunque in generale le auto in allestimenti un po' più costosi, e non abbiamo neanche il classico tessuto o le classiche plastiche. Infatti abbiamo per lo più un materiale sì plastico ma impermeabile. Infatti quest'auto è completamente impermeabile. Mi sono già preso anche qualche pioggia in quest'auto, e il tessuto ovviamente repelle quella che è l'acqua e qualsivoglia tipo di liquido. Gli altoparlanti sono anch'essi ovviamente impermeabili, e anche i tappetini ovviamente sono di gomma e non di stoffa perché si impregnerebbero d'auto. I sedili sono completamente rivestiti dello stesso materiale waterproof, e quindi è un'auto a sé impermeabile. A questo punto vi starete chiedendo, Ludovico, ma l'aria condizionata? Qui arriviamo alla terza peculiarità, venite con me. Al posto delle classiche bocchette in realtà abbiamo dei fori che permettono poi in realtà di mettere ad esempio una bibita, e all'interno delle bocchette stesse ci sono dei veri e propri buchi. Vediamo se riesco a toglierle, no, però ci sono dei buchi che permettono all'acqua di cadere qui. Qui ci sono altri buchi che permettono di cadere all'acqua qua nella zona dei tappetini. Poi ovviamente l'acqua cade giù, quindi può piovere in quest'auto. Ovviamente non si
va ad accumulare acqua perché confluisce tutta praticamente al suolo. E è veramente simpatica come auto, perché poi troviamo invece anche degli elementi che accomunano la Smart di prima serie a questa Smart qui, ad esempio le plastiche poi sono le medesime, lo stereo è il medesimo, ma qua ovviamente è stato impermeabilizzato, quindi è impermeabile. Tornando a parlare di aria condizionata, in realtà l'aria condizionata c'è, come vedete qui faccio il momento ASMR, abbiamo questo fantastico selettore. Selettore che permette di selezionare la temperatura desiderata, che però uscirà solamente dalla parte inferiore, quindi serve a riscaldare o raffreddare nei limiti del possibile, ovviamente, solo ed esclusivamente i piedi, anche perché un'aria condizionata qua servirebbe a ben poco. Proseguendo con le peculiarità, notiamo che lo pneumatico dell'auto non è il classico pneumatico della Smart di prima serie, piccolo, sottile, esile, ma è un bel pneumatico largo. Abbiamo un cerchione da 17 pollici, quindi anche un cerchio importante, e in generale l'auto è stata disegnata e realizzata in collaborazione con Brabus, quindi l'elaboratore che di norma elabora Smart e Mercedes con un assetto un po' più sportivo. Infatti poi abbiamo all'interno un contagiri e un orologio targato Brabus, ed è uno dei pochissimi optional che 21 anni fa le persone potevano richiedere per acquistare quest'auto, che di listino faceva 24.000 euro, che non sono i 24.000 euro attuali, ovviamente a causa dell'inflazione il valore è diverso, ma già all'epoca, nel 2003, spendere 24.000 euro per quest'auto sicuramente era un investimento importante. Assetto Brabus che dà anche un po' di grinta all'auto, vi lascio qua in descrizione i dati. Auto che tra l'altro si guida con un cambio automatico o sequenziale, quindi si può decidere di guidarla in automatico o in sequenziale. Io la guido in automatico, devo essere onesto, ha un buono spunto, ovviamente è sempre una Smart, però la leggerezza sicuramente aiuta. Qua dietro abbiamo un bagagliaio, quindi sì, c'è un bagagliaio anche abbastanza spazioso che permette di mettere o delle piccole borse morbide, un piccolissimo trolley, o comunque se vuoi andare a fare la spesa, vuoi portarti un qualcosa per andare al mare, puoi portarlo, quindi sì, ha un bagagliaio. Bagagliaio che ovviamente si chiude e si apre con il telecomando dell'auto. Con la chiave possiamo bloccare o sbloccare l'auto, ma cosa fa in realtà questo telecomando? Cioè cosa sblocca e cosa blocca? Blocca il bagagliaio, quindi se l'auto è bloccata io non posso aprire il bagagliaio, blocca il tappo del carburante, quindi se l'auto è chiusa io non posso aprire il tappo del carburante, e basta, non blocca nient'altro, perché anche se l'auto è bloccata io le portiere le posso aprire, non hanno nessun tipo di blocco elettrico, ma letteralmente anche con l'auto spenta io posso essere dall'altra parte del mondo, tiro questa fantastica leva, sollevo ed entro in macchina, però almeno non mi possono ciulare la benzina se l'auto è bloccata. Con la chiave, infine, tra l'altro chiave classica di Smart prima serie, se non sblocco l'auto, anche se io vado a girare, il motore non si accende, quindi io devo sbloccare effettivamente l'auto e solo a quel punto io posso girare e avviare il motore. Ma se giro la chiave e non ho sbloccato, magari un qualcuno ci ha copiato la lama della chiave ma non la frequenza per sbloccare l'auto, beh a quel punto l'auto non parte, quindi una piccola misura di sicurezza contro i furti c'è. Nella parte frontale possiamo notare comunque un gruppo ottico uguale a quello della Smart prima serie, questo comunque è un vantaggio, perché se dovesse rompersi un qualcosa, condividendo buona parte della componentistica con la Smart di prima serie, ovviamente posso andare a sostituire questi pezzi molto facilmente, anche se poi ci sono altri pezzi che non vengono condivisi con nessun altro modello di Smart, come questo chiamiamolo spoiler deflettore di aria frontale molto bello, che tra l'altro lascia la gomma qui scoperta, fa sembrare il tutto una specie di go-kart, e quindi diciamo da una parte abbiamo il vantaggio di trovare dei pezzi in maniera molto semplice, dall'altra altri pezzi sono unici e trovarli in caso di problemi sarebbe veramente difficoltoso. Qui troviamo una scelta simpatica, perché se dal lato destro abbiamo la possibilità di inserire benzina, qui in realtà c'è un finto tappo di serbatoio che però non si può aprire, non ha nessun tipo di funzione, solo dal punto di vista estetico diciamo c'è questo tappo, ma in realtà non serve assolutamente a nulla, quindi sia dal lato destro che dal lato sinistro abbiamo un foro, di là si fa benzina, di qua non si fa niente, ma dal punto di vista estetico comunque è caratteristico.
Gruppo ottico posteriore è lo stesso della Smart Serie 1 Cabrio, quindi anche qui se si rompe un pezzo, si dovesse danneggiare o semplicemente bisogna intervenire per cambiare una lampadina, si segue la stessa identica procedura che si segue con la Smart di prima serie. Nella parte posteriore abbiamo questo alettone, oserei chiamarlo, che fa parte poi della cellula Tridion di Smart, quindi in caso di capottamento questo pezzo tecnicamente non dovrebbe rompersi, dovrebbe fungere un po' da protezione. Abbiamo il terzo stop e chiaramente anche qui non c'è nessun tipo di protezione, quindi un'auto che più scoperta di così non si può. È paragonabile ad un go-kart, a mio parere. Passando agli interni, abbiamo qua sotto un cassettino impermeabile, ovviamente, che una volta aperto permette di accedere ai documenti dell'auto, all'assicurazione e ad una serie di accessori che io ho inserito. Ovviamente quest'auto non è dotata di porte USB, quindi ho preso un accendisigari USB per caricare i telefoni in caso di emergenza, e ha una serie, meglio una collezione di occhiali da sole, perché quest'auto, non avendo il parabrezza, chiaramente è, diciamo, poco godibile se non hai un paio di occhiali da sole. Quindi per me e per eventuali passeggeri ci sono sempre occhiali da sole qua in basso. Questo cassettino si può facilmente chiudere con le chiavi dell'auto, quindi almeno questo possiamo assicurarlo, diciamo così, contro eventuali furti. Non me l'ha chiesto nessuno, ma io lo faccio lo stesso. Vi faccio sentire il rombo di questa belva. E dopo questo fantastico rombo di motore andiamo a farci un giro. Quindi abbiamo visto un po' a 360 gradi un tour di quest'auto che non ha molto da raccontare, secondo me parla da sé. È un'auto di oltre 21 anni che ha un design molto moderno e recente, tant'è che tantissima gente mi chiede se l'auto non è appena uscita dal concessionario e che modello è. Non si capacitano del fatto che quest'auto abbia più di 20 anni. Ma quanto l'ho pagata? Ebbene sì, tra prezzo di listino, trasporto e una serie di lavoretti che ho dovuto fare sull'auto, ho speso praticamente 30.000 euro, che rapportati magari ad un'auto normale possono sembrare anche pochi, però per l'auto che è, una Smart a due posti, utile per fare dei brevi giri e per andare in spiaggia, sono tanti soldi. Vi ricordo che qua in descrizione trovate un contenuto gratuito che ha permesso a migliaia di persone di entrare nel mondo degli affitti brevi, un regalo che vi faccio io personalmente, perché quello dell'affitto breve è il business che mi ha letteralmente cambiato la vita. Quindi mi raccomando, leggetevelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Mettete un bel like e iscrivetevi al canale, perché a partire da domani, tra le varie cose, lanceremo una serie, si chiama Affitti Brevi in 30 giorni, dove appunto in 30 giorni, con 30 video diversi gratuiti qua sul canale YouTube, vi spiegherò tutti gli step necessari per arrivare a 10.000 euro al mese nel mondo degli affitti brevi. Un qualcosa di mai visto prima d'ora, l'unico praticamente al mondo a mostrare contenuti di questa qualità in maniera completamente gratuita. Li trovate qua su YouTube, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno di questi nuovi video. Spero che l'auto vi sia piaciuta, io personalmente ne sono innamorato, penso che dopo la mia Ferrari sia la mia auto preferita. Sono due auto comunque completamente diverse, benché siano entrambe sportive e a due posti, e non vedo l'ora che arrivi la Ferrari 296 GTS, ovviamente appena arriverà farò un fantastico video qua sul canale. Grazie ancora per essere rimasti qua fino alla fine, ci vediamo nel prossimo video, ciao!